Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e oggi voglio fare un breve tuffo nel passato di Diario di Viaggio on the road e della piattaforma di YouTube. Lo voglio fare perché il 29 luglio 2020 sarà passato un anno dalla scomparsa di Grant Thompson. Grant, fondatore del progetto The King of Random, è stato uno dei quattro grandi youtuber che mi hanno ispirato a realizzare Diario di Viaggio on the road. Matthew Santoro, Grant Thompson, Rob Dyke e Corduro Ipaco. Due youtuber canadesi, uno youtuber canadese trapiantato negli Stati Uniti e uno youtuber americano. Allora, tutto comincia con l'idea di cercare di imitare la solarità di Matthew Santoro, imitare la grandissima ironia di Rob Dyke, portare il format di Corduroy, il format veloce e pratico, la location immediata che è quella dell'automobile, e il format molto semplice argomento «cosa ne penso?», «che cosa ne pensate voi?», discutiamone. E la grandissima autoironia di Grant. Io ho scoperto il canale The King of Random tra il 2011 e il 2012, quando ero un periodo in cui andavano molto di moda i video sui forni a microonde, c'era un canale che faceva una serie di esperimenti pazzeschi col forno a microonde, adesso non mi ricordo qual era questo canale, in cui avevano addirittura un'intera stanza tappezzata con la carta stagnola per schermare dalle possibili radiazioni. Mi era cicciato fuori uno dei video di Grant dai correlati, questo video in cui aveva recuperato un forno a microonde buttato via da un vicino di casa, video che tra l'altro vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Lui va a recuperare questo forno a microonde, lo smonta, ne tira fuori dei componenti, successivamente, con alcuni dei componenti che ha salvato, realizza tra l'altro una interessantissima saldatrice, punto punto. Ho avuto questo primo contatto con il suo canale, l'ho visto crescere lentamente ma inesorabilmente. Mentre io scrivevo il primo episodio di Diario di Viaggio on the road, a gennaio 2014, Grant festeggiava il primo milione di iscritti lanciandosi con il paracadute con uno smoking. È stato sempre un personaggio di una grandissima autoironia che si vede anche in queste cose. Lui, che è un canadese trapiantato negli Stati Uniti, nello Utah, faceva il pilota civile a 29 anni, a 30 anni. Quando io ho scoperto il suo canale, era un giovane trentenne che aveva appena lasciato il lavoro come pilota di aerei civili e cercava di far diventare YouTube un po' il proprio hobby, un po' il proprio lavoro. Con The King of Random, con questo progetto, non solo è riuscito a far diventare YouTube una parte molto importante del suo lavoro, ma soprattutto Grant è stato anche il primo youtuber che ha avuto il coraggio, una volta avviato bene il progetto, di fare un passo indietro. A settembre 2017 ci introduce Nate, il primo co-host, poi a ottobre 2018 arriva Kelly, la seconda co-host, e lui piano piano comincia ad allontanarsi dal video. Entra a far parte di quella che possiamo definire la redazione, il comitato di redazione di The King of Random, ma lascia che i video vengano realizzati appunto dai cameraman, da Nate e Kelly, lui partecipa collateralmente. Lui ha fatto un passo indietro perché quello che puntava a fare era vivere con la propria famiglia, voleva non mettere più la famiglia in secondo piano. Diceva a tutti quanti che bisogna puntare alla famiglia, e in questo senso il suo grandissimo coraggio di fare un passo indietro è stata una cosa che da molti è stata criticata, ma da molti altri, me compreso, è stata particolarmente apprezzata, perché comunque si vedeva che c'era sempre la sua grandissima curiosità, la sua grandissima autoironia, si rifletteva nei video che comunque venivano realizzati dagli amici, da Nate e Kelly. E poi arriviamo al terribile 29 luglio 2019, quando Grant, che continuava comunque a curare la sua passione per il volo, va a fare un giro intorno allo Utah con il parapendio a motore, con il paramotore, purtroppo precipita e perde la vita facendo questa attività. Viene ritrovato il suo corpo il 20 luglio, grazie al fatto che aveva un tracciatore satellitare addosso. Tuttora è in corso anche un'indagine per capire bene le cause dell'incidente, ma fatto sta che la scomparsa di Grant ha creato un momento veramente molto triste in tutta la community di YouTube internazionale. Quel giorno mi sono sentito molto triste anche io, proprio perché avevo apprezzato moltissimo Grant per i suoi contenuti, avevo apprezzato moltissimo il suo passo indietro e, come ripeto, mi sono ispirato a lui per la sua grandissima autoironia. Dopo la sua morte ero seriamente tentato di andare a realizzare anche io un video tributo, come avevano fatto moltissimi altri youtuber, poi però
visto cicciare fuori anche molti video che mettevano in discussione la sua morte, molti video complottisti, molti video che usavano la sua morte come titolo clickbait, e quindi dopo aver realizzato un breve video tributo ho deciso di non pubblicarlo, e solo adesso, a distanza di un anno, volevo parlarvi un po' di Grant, della sua grandissima autoironia, del suo canale YouTube. Talmente è stato di ispirazione che il terzo episodio di Diario di Viaggio on the road, tra l'altro, era proprio dedicato ai suoi contenuti, al suo canale YouTube, episodio che ho dovuto rimuovere per un problema di copyright, per un'auto che è passata con la radio accesa per un istante, e ho riparlato del suo canale nell'episodio 54 di Diario di Viaggio on the road, anche quello linkato sul doobly-doo e sulla scheda, assieme ai video di cui vi ho parlato, assieme al canale di The King of Random, che se non conoscete vi invito ad andarvi ad iscrivere. E niente, semplicemente volevo aggiungere questa piccola pagina di storia della piattaforma di YouTube, aggiungere la storia di un personaggio che è stato di grandissima ispirazione per tantissimi youtuber che hanno avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo di persona, e che è riuscito ad essere di ispirazione anche per un piccolo youtuber come sono io, che ha cercato di imitare un po' quella che era la sua grandissima autoironia, la sua grandissima capacità di mettersi in gioco nel realizzare un progetto, cercare di prendere un hobby e farlo diventare un'attività lavorativa, un progetto che è riuscito profondamente. Adesso il canale ha superato i 12 milioni di iscritti ed è in crescita continua, adesso il canale è perfettamente avviato. Insomma, questo è tutto, ci tenevo a condividere con voi questa piccola pagina del passato della piattaforma di YouTube, che è stata anche una piccola pagina del passato del mio canale YouTube. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo piccolo vlog tributo. Vi ricordo che noi ci vediamo ogni domenica alle 8 del mattino con gli altri contenuti di Diario di Viaggio on the road. Adesso, ad agosto, ci saranno dei contenuti più leggeri, poi a settembre ricominciamo con i soliti contenuti. Di nuovo grazie per essere arrivati in fondo al vlog, andate a iscrivervi al canale di The King of Random se non lo conoscete già, io sono Grizzly e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!